innanzitutto devo esprimere la più profonda gratitudine all'Università che si è dimostrata non solo in questa circostanza, ma anche in altre circostanze, completamente disponibile, collaborativa e a tutto ciò che io ho chiesto come associazione nelle varie iniziative che io negli anni ho portato avanti. Da ultimo c'è stata la richiesta dell'intitolazione della biblioteca. In effetti io non avevo chiesto di intitolare la biblioteca, avevo fatto seguito a una promessa che mi era stata fatta, un'idea che mi era stata lanciata nell'immediatezza del terremoto dal preside del tempo, il professor Foscolo, che mi aveva detto: Avvocato, quando la nostra struttura sarà rimessa in piedi, vedremo di intitolare delle aule, un'aula, l'aula magna, la biblioteca, qualcosa a questi ragazzi. Nel tempo io ho coltivato questa promessa e piano piano ci siamo arrivati. Oggi ci siamo arrivati. Per me è un traguardo. Perché, come spesso io dico, queste cose non è che ci ridanno i nostri cari che abbiamo perduto, assolutamente, però sono piccole cose che ci aiutano ad andare avanti, sono piccoli sorrisi che ci aiutano a sopportare il dolore, il peso che noi portiamo tutti i giorni, perché da quando è accaduto ad oggi sono passati 12 anni, però guardi, per noi famiglie forse non sono passate neanche 12 giorni, neanche 12 minuti, non lo so. È rimasto tutto esattamente uguale. Per quanto riguarda il murales, quella è stata un'altra nostra iniziativa, indipendente da questa della biblioteca, che parlando con un amico è venuto fuori. Inizialmente avevo pensato di collocarla in un'altra posizione, poi invece pensando ho capito che il posto dove doveva essere fatto questo ricordo ai ragazzi che erano andati via con il terremoto era questo. Perché questo è un luogo vissuto dai ragazzi, dove i corridoi sono pieni di gioventù, di ragazzi che hanno le loro speranze qui, che coltivano i loro progetti qui, dove questi muri racchiudono tutti i loro sogni. E quindi su uno di questi muri ho voluto lasciare un ricordo, qualcosa che anche i ragazzi che verranno dopo ricorderà di quelli che sono stati prima di loro e sono stati magari meno fortunati di loro.